qualche anno lavoriamo solo e unicamente con progetti di rigenerazione urbana. Ne abbiamo tanti importantissimi, quello che è più diventato famoso è il famoso cerchio rosso sotto il Ponte Morandi, tutta l'area del Ponte Morandi, diciamo di fianco al Ponte Morandi, sono 1.200.000 metri quadrati e saranno interessati da un progetto completo di rigenerazione urbana. E poi abbiamo tutto il nostro centro storico, un centro storico più grande d'Europa, con un progetto completo globale di rigenerazione urbana. Quindi è un argomento di assoluta attualità. E che cosa è cambiato per Genova prima e dopo il Covid? Sono cambiate, ad esempio, l'uso e l'utilizzazione di molti negozi di strada. La gente preferisce andare sotto casa a fare la spesa piuttosto che andare al supermercato. E questo è un vantaggio per chi ha il tessuto commerciale sotto casa. Noi abbiamo bisogno di mantenere il tessuto commerciale nelle nostre strade, soprattutto in quelle che sono pedonabili. Questo perché è una garanzia di sicurezza, una garanzia di buona abitabilità e di civiltà. Poi dobbiamo pensare anche al fatto che dobbiamo avere città dove la mobilità diventa una componente fondamentale, ma deve essere una mobilità sana, una mobilità ecologica, una mobilità che sia sostenibile e una mobilità che non ci costringa a stare, ad esempio, tutti quanti appiccicati dentro una metropolitana o dentro un autobus. Ecco, queste sono le sfide e oggigiorno per noi sono estremamente importanti. Ci stiamo lavorando, stiamo facendo dei grandissimi passi avanti proprio per arrivare a una mobilità come si deve. Che Genova si immagina nel futuro? Ah, una Genova ancora più bella di quello che è. Una Genova dove la mobilità è assolutamente sostenibile, è fatta con mezzi diciamo non di proprietà, perlomeno all'interno della città, ovvero sia fatta con mezzi pubblici o mezzi che vengono affittati solo per l'uso, come già abbiamo prepotentemente, è fatta con l'uso delle biciclette, sia muscolari che elettriche, è fatta con i motorini elettrici, è fatta dal 2025 in poi combustion free, ovvero sia senza più motori a combustione interna. Questo è l'obiettivo che noi abbiamo ed è un obiettivo importante anche perché vale anche per il porto. Voi sapete che le navi, quando sono ormeggiate in porto, lavorano con i loro motori. Ecco, noi vogliamo fare in modo che tutte le navi vadano con il sistema di alimentazione elettrico. Stiamo andando nella direzione giusta, mi immagino una città che anche a livello europeo sarà una delle prime ad essere sustainable, come si dice, sostenibile dal punto di vista ambientale. Il meeting quest'anno si intitola Privi di meraviglia, restiamo sordi al sublime. Che cosa le suscita questo titolo e come lo declina nell'oggi? C'è un monito importante da questa frase che mi viene in mente immediatamente, cioè noi non dobbiamo guardare soltanto al breve periodo, ma è nostro compito guardare al medio e al lungo periodo. Perché se non lo facciamo noi, sindaci, amministratori delle città, non lo fa nessuno. E dobbiamo occuparci di quello che sarà la città non nei prossimi 3 mesi o alle prossime elezioni, ma nei prossimi 5-10 anni. Perché qualcuno prima o poi ci deve pensare e questo è il nostro ruolo come leader e primi cittadini.